E insomma, in mezzo alle tante persone che vivono in questa grande città che è Napoli, ci sono anche io. Come sarebbe a dire, Oki? Scusate, sono io, Tony King, un cantante di musica trap. Non mi conoscete? Non mi vorrete mica dire che non avete mai sentito una delle mie canzoni più famose, tipo Macarena. O questa. O magari quest'altra ancora. Stamma lontana, però te pensa ancora. Mi mane mana, rindano, pensa... Vabbè, allora se non mi avete ancora sentito nominare, questa è l'occasione adatta per raccontarvi la mia storia. Ho 21 anni e vengo da una delle zone più popolari artistiche di Napoli, dove non a caso è nato un certo Totò. Neanche a lui conoscete. Ecco, ebbene sì, sono nato al Rione Sanità. Chi nasce alla sanità, si sa, da sempre ha una marcia in più. Guardatevi un po' attorno, ci possono essere posti più magici di questo? Io penso proprio di no. C'è però un'altra cosa che vi devo raccontare. Diciamo che è un segreto, o meglio no, perché io non voglio che sia un segreto. Io sono Tony, sì, e tutti mi conoscono così. Però nella vita ho avuto il destino di nascere non proprio nel corpo che volevo. Io non ero io, ma Naomi. Io ho sempre avuto l'idea di non potermi sentire me, davvero fino in fondo. Ma piano piano scoprirete tante altre cose di me. Prima però vorrei presentarvi alcune persone che fanno parte della mia vita e che non potete assolutamente non conoscere. Innanzitutto, la mia famiglia. Mio padre, mia madre, mio zio, vabbè, insomma la classica grande famiglia napoletana, no? Poi c'è Davide. Una specie di fratello per me, nonché il mio manager. È la prima persona che ha creduto nel mio talento. Per questo non smetterò mai di essergli grato. E poi c'è tutta la mia compagnia di amici, fatta da un sacco di persone, quanto mai uniche. Il primo è Salvio, una vera e propria icona fashion della sanità. In quanto a look e stile, non lo batte nessuno. Poi c'è Tony De Rosa. Sì, lo so, vi può sembrare un po' strano. Ma credetemi, persone buone come lui non se ne trovano facilmente. C'è Rita, i nostri giri in motorino sono famosi in tutta la città. C'è anche Vincenzo, un altro amico con cui sono sempre riuscito a confidarmi anche nei momenti più difficili. E poi ancora Fabio, Simona e tanti altri. Mo però non è che vi posso presentare proprio a tutti tutti. Tra le persone più importanti della mia vita c'è Massimo, che è il mio produttore discografico e che mi ha fatto fare tutti i più importanti passi sin qui, nella mia carriera. Come mi dai beat lui, ma nessuno mai. E infine c'è Chloe. Sì, lo so, non vedete nessuna foto, nessun volto, perché lei non posso proprio farla vedere. Lei è la ragazza che amo e che vorrei avere al mio fianco tutti i giorni della mia vita. Ma purtroppo la sua famiglia non vuole in nessun modo che noi due ci frequentiamo e che portiamo avanti questa relazione. Beh, ora conoscete me e tutta questa gente. Penso che sia anche arrivato il momento di spegnere questa voce fuori campo e di farmi vedere in prima persona. Insomma, lo avete capito chi sono ormai. E allora cosa state aspettando? Alzate la musica a tutto volume e chiamatemi Tony King. Simple.